abbiamo già usato i ragionamenti di simmetria e la legge di Gauss per dimostrare che in mezzo a due piastre parallele, dove sulle due piastre c'è una distribuzione di carica uniforme superficiale, una caricata positivamente e l'altra caricata negativamente, abbiamo usato la ragionamento di simmetria per concludere che il campo elettrico qua in mezzo è uniforme, va dalla piastra positiva alla negativa, quindi chiamo quella direzione l'asse X, l'asse Y di là, e lo stesso disegno, e l'asse Z è solo là. Quindi sappiamo che il campo è uniforme, analogamente come era uniforme la forza peso, la scriviamo come E0 U di X, certo che è 0 e sigma 0 è 0, dove sigma 0 è la densità superficiale della carica che ho piazzato sulle cariche. Ma voglio che voi notiate la forte analogia tra questa formula qua e quella che è in alto. Qua ovviamente c'è una differenza, quella è una forza, questo campo elettrico, quello del sistema internazionale si esprime in newton, questo si esprime in volt su metro, non sono la stessa cosa, ma matematicamente è la stessa pappa. Questo è un campo, campo vettoriale che è uniforme e punta alla direzione x. Questo è un campo vettoriale che è uniforme. Uniforme in che senso? Che non dipende da x, y, z, è sempre la stessa freccia, sia come modulo che come direzione. Quindi, come questo, la formula qua, nel contesto della forza, era che la forza è uguale a meno il gradiente di u. Qua il contesto è che il campo elettrico elettrostatico uguale a meno il gradiente di V. In questo contesto, visto che la F non dipende da X, la U dipenderà solo da X, non dipenderà né da Y né da Z. Perché? Perché quando io mi sposto nella direzione Y o Z, non faccio lavoro, l'integrale curvilineo per spostamenti, lavoro, lasciamo perdere la parola lavoro. Quando io mi sposto, calcolo l'integrale curvilineo in movimenti orizzontali o ascenti dalla lavagna, l'integrale curvilineo è zero. Solo quando mi sposto nella direzione della forza l'integrale curvilineo è diverso da zero. D'accordo? Quindi, cos'era andando da A a B, l'integrale curvilineo di una forza da A a B, quello era uguale a UA meno UB. Quindi io ho differenze solo quando io ho un integrale curvilineo, solo quando cambio la X. E vedete che la U quindi dipende solo da X. Stesso discorso qua. Se io vado da questo punto a questo punto, faccio un integrale curvilineo così, non avrò valore nullo. Perché lo spostamento è nella direzione Y, ma il campo elettrico è nella direzione X. Avrò un integrale curvilineo diverso da X, diverso da 0, solo se mi sposto nella direzione X. L'integrale curvilineo, se ne stavo per usare la parolaccia, se ne frega di spostamenti in Y e in Z. Gli interessa solo spostamenti in X. Quindi la V, e non dovete dimenticare che l'integrale, cosa sto dicendo? È meglio scrivere che l'integrale curvilineo di E da un punto A a un punto B è uguale a VA meno VB. Quello che sto scrivendo è la stessa cosa, sostituirei F con U qua. Quindi quando mi sposto nella direzione X allora ho una variazione di U, quando mi sposto nella direzione Y o Z non ho niente. Quindi deduco da questo che questa V dipende solo da X. D'accordo? E come dipende da X? Beh, il modo in cui dipende da X deve essere tale che quando vado a fare la derivata di V dipendendo solo da X, allora tutto il concetto di gradiente si riduce alla derivata. Quindi il campo elettrico è uguale a meno il gradiente di V si traduce in questo problema che dipende, dove V dipende solo da X, nel dire che è uguale a meno la derivata ordinaria di V rispetto a X. E questo deve essere E0, che è una costante. E l'unica funzione che derivando mi dà una costante è una retta. Siamo? Quindi la V è una retta, con quale pendenza? Con la pendenza negativa. Perché la pendenza negativa? In ultima analisi perché ho messo la direzione positiva dell'asse X verso in basso e il mio campo elettrico la mettevo in quella direzione. È lo stesso discorso, se avete capito quello dovreste essere in grado di capire questo. È identico matematicamente, fisicamente diverso, matematicamente equivalente. E quindi il grafico è questo, quindi in un certo punto vi chiedo qual è il gradiente. È una frecina che punta a salire e il campo elettrico è una frecina che punta a scendere.
Il fatto che è una retta vuol dire che queste frecce sono uguali in qualsiasi punto io scelga lungo la serie. Se il gradiente è sempre la stessa, la pendenza di una retta è uguale dappertutto, no? È una retta. E quindi il campo elettrico è uguale dappertutto. Lo sappiamo, perché abbiamo fatto l'argomento usando le simmetrie e la legge di Gauss. Quindi, questo è un luogo di punti che hanno tutti lo stesso valore di V. Perché? Perché tutti questi punti, che stanno non solo sulla retta, ma dovete pensare alla retta come l'intersezione di un piano con la lavagna, tutti questi punti hanno lo stesso valore di X, quindi hanno lo stesso valore di V. Stesso discorso di R. Allora, questo è un piano, non vi pare? Questo è un piano, non vi pare? Quindi anche questi punti hanno lo stesso valore di V. V si esprime, nel sistema internazionale si esprime in volt, quindi io metterò dei numeri. Per esempio, assegno questo qua, facciamo 700 volt, cioè tutti i punti che sono su questo piano qua hanno un certo numero di volt, come tutti questi punti qua avevano una certa energia, 100 joule. Questo è un altro piano, avranno tutti i punti del piano, hanno lo stesso potenziale elettrostatico, quindi metto, che so, 200 volt. Adesso io vi chiedo, rifaccio questo grafico ma lo faccio qua giù. Chiamiamo, che so, questo x uguale a 0, metto l'origine qua, tanto per, è una scelta che posso fare, no? Questo lo chiamo x, questo lo chiamo y e questo è l'origine, quindi questo piano ha x uguale a 0, va bene? E questo piano ha un x che è data dalla distanza tra i piani. Chiamiamo la distanza tra i piani, che so, chiamiamola d, la distanza d tra i piani, va bene? D è la distanza tra i piani. Quindi la coordinata x di questo piano è d. Quindi questo è v di x in funzione di x. Quando x è uguale a 0 ho messo 700 volt. Quando x è uguale a d è uguale a 200 volt, quindi facciamo che sia così. Ok? Questo valore e questo valore. Noi sappiamo già che da qua a qua va dritto, è una retta. Ok? È una retta. Tra l'altro, ed è bene che io lo dica anche già adesso, perché se no le cose che ho fatto l'altro giorno sono entrate all'orecchio, rimangono là, hanno un tempo caratteristico di decadimento esponenziale molto corto, e quindi se io non continuo a pompare con sollecitazioni l'informazione muore, no? C'è un altro ragionamento molto elegante per dire che qua dentro, anche se... lo chiedo questo! Ha preso un brutto voto. È stato mollato da moroso. Come facciamo a sapere che qua dentro il campo elettrico è uniforme, che il potenziale quindi è una retta? Abbiamo usato i ragionamenti di simmetria e la legge di Gauss, giusto? C'è un altro modo per convincervi che qua dentro il potenziale deve essere una retta e quindi il campo elettrico deve essere una costante, perché se è una retta, facendo la derivata che va di segno, ho una costante, avrei una costante solo se questa è una retta, questo d'accordo. Ma come fate a convincervi che è una retta? C'è un altro modo molto elegante. Dove sono le cariche qua? Le cariche sono qua. Qua in mezzo non c'è niente. Questo è vuoto. Le cariche sono qua. Vuoto cosa vuol dire? Che in questo punto ρ vale 0, in questo punto la densità vale 0, in questo punto la densità vale 0. Quindi qua dentro quale legge vale? La legge di Laplace. La legge di Laplace. Quindi cosa dice la legge di Laplace? In generale, con la scrittura da incrociatore Potemkin, l'equazione della classe è questo.
ma noi per un ragionamento abbastanza semplice di simmetria, senza invocare Gauss, semplicemente di simmetria, riesco a immaginare che qua il potenziale dipenda solo da x, e quindi questa equazione, con tutta la sua cos'è il laplaciano, in realtà si semplifica a diventare la derivata seconda di v rispetto a x uguale a 0, perché il laplaciano è, in coordinate cartesiane x, y, z, è la derivata seconda rispetto a x più la derivata seconda rispetto a y più la derivata seconda rispetto a z. Quando la funzione v dipende solo da x, non parlate più di derivati parziali e fate semplicemente la derivata ordinaria. Quindi il laplaciano si riduce in questo tipo di esercizio alla derivata seconda di v rispetto a x. Allora, qua dentro, non essendoci cariche, deve essere che il potenziale qua, il potenziale elettrostatico, deve avere derivata seconda zero. Quindi, qual è l'interpretazione della derivata seconda? Passo indietro. Qual è l'interpretazione della derivata prima di uno studio di funzione f di x? La derivata prima è la tangente, è la pendenza della retta tangente. E la derivata seconda cos'è? Credo che voi in Italia lo chiamiate la convessità, giusto? Giusto? Quello vi sta dicendo che la funzione che deve valere qua dentro per Laplace non deve essere convesso, deve avere convessità zero. E qua la funzione che collega questo punto, collega questo punto a questo punto, quale funzione, l'unica tipo di funzione che può collegare questa funzione a quel punto e quel punto che non sia convesso è la retta. Questa qua non può andare bene, questa ha una convessità negativa, questa è una convessità positiva. Non vanno bene. Perché non vanno bene? Perché non soddisfano Laplace. Laplace richiede che qua dentro, dove non ci sono cariche, deve andare dritto. Ecco che io deduco solo da Laplace che il campo elettrico da dentro deve essere costante, perché se avesse convessità non sarebbe un campo elettrico costante. Quindi non può essere convesso perché qua dentro non ci sono cariche. Vedete, è un ragionamento elegante, in 30 secondi si fa. Invece con i ragionamenti di simmetrie, le lattine di Gauss, eccetera, uno impiega un po' di tempo. Quale chiederò? Tutte e due. E chiederò anche il ragionamento base, che era questo. Questo è il ragionamento base che vi ho appena fatto. Che v dipenderà solo da x in maniera lineare, perché con un campo... eccetera, eccetera. Sto farfugliando qualcosa, lasciamo perdere. Rimettiamoci in carreggiata. Quindi, è questo l'andamento, non vi pare? Adesso, domanda d'orale. Domanda d'orale. Il professore disegna le piastre, poi farà così, senza guardare la lavagna. Quel punto là. Questo punto qua, voglio che voi mi diciate il valore di V in quei tre punti. Stimatela. Fate un tentativo intelligente di assegnare a questo punto, a questo punto, a questo punto, dei volt. Cosa fate? Qua è 700, qua è 200, la funzione cambia linearmente, quindi cosa fate? Prendete un righello, tirate una linea e dite qua è 700, qua è 200, quindi vuol dire che se io divido questo segmento in 5 tacche, tutte uguali, allora di tacca in tacca varierà di 100 volt. Quindi cerco di fare 5 tacche uguali, magari mi riesce più un colpo, la metà è qua, quindi questo sarà circa 2,5 e questo sarà 2 e 3, vediamo se riesco a farlo, 1, 2, 3, no, troppo grande. 1, proviamo così. 1, 2, 3. Accettabile. Ok? Voi con i vostri fogli e quadratini dove avete scritto dovrete essere un po' più precisi. Quindi tutti questi punti qua hanno lo stesso potenziale, certo, perché non dipende da y e da z. Tutti questi punti hanno lo stesso potenziale. Tutti questi punti hanno lo stesso potenziale. Tutti questi punti hanno lo stesso. Ovviamente il disegno deve farlo bene, adesso sto affetto da errore di parallasse, quindi il disegno lo sto buttando alle ortiche.
Ma cercate di capire il senso di quello che sto facendo. Quindi, siccome cambia linearmente da 200 a 700 muovendomi in questa direzione, questo sarà 300, 400, 500, 600. Ed ecco che comincio a essere in grado di assegnare dei numeri. Questo qua è superiore ai 300, se questo è 350, questo sarà, che so, 330, è una ragionevole stima? Con la precisione del disegno della lavagna, sì. Questo punto sarà 440. Questo punto, cosa potrebbe essere? 550? Ok. Cosa? Metri sul livello del mare? No, volt. D'accordo? Allora, questo è il piano positivo, questo è il piano negativo, il campo elettrico verso il basso. Supponete che io lanci una particella positiva in questa direzione. La particella positiva, quindi lui sente una forza in che direzione? Se Q è maggiore di 0, lui sente una forza verso il basso! E la forza che sentirà è uniforme. Quindi quando lancio la mia particella carica, lui farà una traiettoria parabolica. Respinto dal piano sotto, attratto dal piano sopra. Esattamente, è una parabola parabolica come questa qua. Perché la forza sarebbe a Q è 0 U di X, è una forza uniforme, verso il basso. Dovete saper dimostrare che è una parabola. È una parabola, fa un volo così. E immaginate che questo punto qua l'ha chiamato il punto A e questo è il punto, che so, il punto B. Questo è un 5 qua, sposto il numero. Ok? Questo punto A che sta a 300 volt, il punto B sta a 500 volt. Lancio la parabola dal punto A al punto B e chiedo qual è la variazione di energia cinetica. Poi cosa farne? Vedete? KB meno KA uguale UA meno UB. Ma U! Cos'è? Qual è il legame tra U e V? Cioè la particella qui, la particella carica Q, magari la faccio in un colore blu, la particella era qua, poi me lo trovo qua, sta volando, magari si trova in questa posizione, per il fatto di trovarsi lì, lui ha una energia di posizione, ma che energia e posizione ha? L'energia di posizione U è uguale a Q per V, dove V è il valore del potenziale elettrostatico nel punto dove piazzate la carica e Q è la carica che avete piazzato lì. Quindi lo riscrivo come... Eccolo qua. Quindi, la U, l'energia di posizione, che la gente normalmente... posizione, che la gente normalmente chiama energia potenziale. A me piace l'espressione energia di posizione, perché enfatizza che dipende da X, Y, Z, eccetera. Dipende da dove siete. L'energia di posizione o potenziale di una carica Q piccolo e messa in un certo punto dello spazio è la carica della valore della carica della particella messa in quel punto per il potenziale elettrostatico in quel punto creato da sorgenti altrove. D'accordo? Quindi in questo punto che energia potenziale ha? In questo punto qua, magari lo salgo un po' così è uguale proprio a questo livello qui, in questo punto qual è l'energia potenziale in quel punto? Sarà Q per 550 volt. Quindi l'esercizio assumerà un valore numerico se parlo della carica, se assegni un valore a Q, no? D'accordo? Quindi se Q per esempio fosse di un coulomb, che è una quantità spaventosa di carica, quanti elettroni stanno in un coulomb? Ve l'ho già chiesto, ho finito a saperlo all'orale. Una carica, un elettrone ha una carica di 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb. Quante ve ne servono per fare un coulomb? Sappiate almeno fare la stima, supponiamo che la carica sia 2 per 10 alla meno 19 arrotondate, no?
poi diminuite del cosa. Ok, quindi dite, supponete che sia 2 per 10 alla meno 19, quante me ne servono per fare un pull-up? Sono tanti. D'accordo? D'accordo? Quindi se questa carica ha una carica di 1 coulomb e si trova in un punto dove il potenziale vale 550 volt, quanti joule sono? 550 joule! Giusto, Sirilide? Allora, supponiamo che invece di questa bestia fosse sia di un coulomb, supponiamo che sia un protone. Beh, intanto scriviamo la formula, perché così andiamo avanti. Quindi scrivo di nuovo Kb meno Ka è uguale a Q Va meno Vb. Questa è la formula, questa è la formula qua, tracchete, eh? Cioè sto usando questa qua, questo è quello che va tatuato sul corpo, poi dovete sapere usare. Quindi usandola, questo diventa la variazione di energia cinetica. Allora facciamo un esempio di un protone. Un protone è lanciato, farà una parabola così. E il protone, io chiedo la variazione di energia cinetica. Quindi qual è la carica di un protone? Per il caso che la carica del protone sia uguale a più 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb, questo conto diventa cosa? Faccio un po' di spazio. Questo posso cancellarlo ormai. Caso, qual è VA? VA è 330 e B è 500, quindi qual è la differenza? Aspetta, no, era 300. Quindi qual è la differenza? Guardate il linguaggio, qual è la differenza di potenziale elettrostatico, si intende, tra questo punto e questo punto? Sono 200 volt. Questo ha 200 volt più di questo punto. Ok? Differenza di potenziale strano. E quindi, ma questo è VA meno VB, quindi ho 300 meno 500, quindi ho 300 volt meno 500, scriviamo così che è brutto fatto. Per cortesia. Ok? Quindi questi sono ovviamente meno 200 volt. Quindi vedete che è un certo numero di cosa? Se voi fate il conto, se questo è, cos'è 2 per 1? Se questo fosse 1,5, per 2 fa 3,5, giusto? Quindi questo è circa 3,5 per cosa? Questo è 10 alla 2, quindi questo diventa per 10 alla meno 17 cosa? Joule! Nel sistema internazionale le cariche si misurano in coulomb, questo si misura in volt, questo si misura in joule, quindi quelli sono joule. La differenza di energia cinetica tra questo punto, non li distingo più perché questo blu, questo qua mi confonde, ecco qua, questo punto mi sta... Quindi cosa vi sta dicendo questo? Che il protone perde energia cinetica, ne aveva una certa quantità qua, ne ha meno quando è qua. Avendo un'energia cinetica inferiore, vedete che è negativo, vuol dire che lo speed è più basso qui, d'accordo? Questo, in questo punto non avrebbe esattamente la stessa energia cinetica, in un punto più giù non mi sono dato lo spazio, in questo punto avrebbero un'energia cinetica superiore a questo. È la stessa interpretazione del grafico di prima, se capite il sasso che vola, capite il protone che vola. Allora, vedete che è un numero piccolo? Inutile analisi, perché è piccolo? È piccolo perché la carica del protone è piccolo. Perché il coulomb è un'unità di misura antropomorfa, è tanta carica, è tante cariche per far muovere palloncini, no?
La carica, la corrente che esce da un muro per far funzionare i motori che gli ingegneri elettrici riescono a costruire con l'aiuto di meccanici, hanno bisogno di ampere per funzionare. Quindi noi nel nostro mondo, nella nostra vita quotidiana, negli aggeggi tecnologici che abbiamo bisogno di tanti elettroni che fluiscono al secondo. Ma la fisica particellare che spara un elettrone e un protone, si è inventato un'unità di misura di energia utile. Guardate, questa formula qua ve lo spiega. Si chiama l'electron volt. Allora, ovviamente dovete conoscere il numero, e ve lo dico subito. È un certo numero di Joule, è una misura di energia. Capirete subito perché è così utile. È una misura di energia. Quant'è l'elettronvolt espressa nelle unità antropomorfe, dentro nei Joule? È 1,602... punto. Ogni volta che lo vedo mi piace. Ah, si è fermato. Quindi, questo è il valore, dovete saperlo recitare. L'electron volt è l'energia cinetica che un elettrone acquisterebbe, che un elettrone, qual è la carica di un elettrone? Quello che un elettrone acquisterebbe nell'attraversare una differenza di potenziale di un volt. Cioè, se voi mettete qua un volt, e mettete qua la carica dell'elettrone, cosa avete? Avete 1,6 per 10 alla meno 19 Joules. Chiamate quello un elettronvolt. Lo ridico. L'energia cinetica che un elettrone acquista nell'attraversare, che un elettrone di quella carica acquista nell'attraversare una differenza di potenziale di 1 volt, lo vedete qua, l'energia cinetica che acquista nell'attraversare una differenza di potenziale dipende dalla carica. Quindi se mettete la carica elementare, mettete 1, avete un elettronvolt. E allora il valore che abbiamo appena calcolato, 3,5 per 10 a meno 17 Joule, quanti elettronvolt sono? È una puttanata! Perché qua, se era 300 volt e questo è 500 volt, qual è la differenza di energia cinetica tra qua e qua? Sono 200 elettronvolt. È facile. Questo è uguale a, questo c'è un segno meno qua, quindi sono meno 200 elettronvolt. Quindi l'elettronvolt è estremamente comodo, perché non dovete moltiplicare per Q e avere un numero piccolo. Lo vedete? Se qua ci sono 500 volt e qua ci sono 300 volt, c'è una differenza di potenziale di 200 volt, quindi un elettrone o un protone, per la stessa carica, nell'attraversare questa differenza di potenziale, acquista 200 metri. In questo caso lo perde, eh? Vedete che lo perde, lui ha 200 metri volti meno qua su rispetto a quello che aveva qua. Se il protone faceva questo giro e arrivava qua giù, avrebbe avuto un certo numero di elettrovolti in più, d'accordo? L'elettrovolt apparirà in qualche scritto, non è difficile. Quindi l'implicito è che dovete cominciare a padroneggiare questi numeri, ricordarveli. Continuano a venire studenti a fare orali che non si ricordano i numeri, e la cosa è un po' imbarazzante. È un po' imbarazzante, certo che non vi mando via, ma il voto non è il massimo. Ricordatevi il ragionamento degli Laplace, è estremamente elegante. Anche così uno usa sto benedetta legge di Laplace. Di nuovo devo cominciare a usare un linguaggio. Va bene.
Allora vorrei usare un linguaggio un po' più sofisticato, lo avevo già fatto tanto tempo fa, come un'anticipazione, come spesso faccio d'altronde. Questo sia un punto che chiameremo l'origine, per fissare le idee metto degli assi XY, questo è quindi l'origine. Immaginate che in questo punto ci sia una carica, chiamiamola Q1, in questo punto ci sia una carica Q2, in questo punto ci sia una carica Q3. Questa carica qua, che si trova in questo punto, qual è il vettore posizione? Il vettore posizione è il vettore netto di spostamento che va dall'origine alla posizione della particella, e questa la indichiamo con R1. Questo è il vettore posizione della particella 2. Questo è il vettore posizione della particella 3. Vorrei scrivere il potenziale in un punto, per esempio, dove possiamo piazzare la punta? Piazziamola qua, in questo punto qua. Qual è il campo elettrico? Qual è il potenziale elettrostatico? Qual è il campo di Coulomb qua? Qual è il potenziale elettrostatico qua? Questo punto dove si trova? Qual è il vettore posizione di questo punto? Eccolo qui, questo è il vettore posizione, la indichiamo con la lettera R. Quindi dovete ricordare che questo punto, rispetto a questo sistema di assi, questo origine e questa orientazione, ha delle coordinate x, y, z. Ok? Quindi la componente x di questo vettore posizione è proprio la x di questo punto, la componente y di questo vettore è proprio la coordinata y di questo punto, eccetera. Quindi come si scrive il campo elettrico qui? Allora, di nuovo, guardate, io sto, magari questo lo sposto un po' perché io voglio, ma va bene dai, va bene. Sto tracciando questi segmenti perché userò quelli per scrivere la cosa qua. Quindi scrivo che il campo elettrico nel punto P, guardate cosa ho scritto campo elettrico funzione del vettore posizione R, sta puntando a questo punto. Quindi adesso è molto chiaro che questo è la stessa cosa. Il campo elettrico nel punto P lo scrivo così, ma scrivendolo così è perché ho fatto una scelta di dov'è l'origine. Se cambiavo origine, i vettori di posizione erano diversi e quindi x, y, z creavano. Okay? Quindi qua è implicito che io abbia scelto l'origine, qua non l'ho ancora scelto. Qua sto scegliendo un'origine, quindi sto usando i coordinati x, y, z. Quindi questo deve essere pensato come è in un certo punto dello spazio. Questo lo scrivo così. C'è questa peletta costante elettrica, che è un numero molto grande. In unità internazionali questo numero come valore numerico è quasi 10 alla 10, è 9, è circa 9 per 10 alla 9. Cosa? Newton metri quadri diviso Coulomb quadro. È un numero grande, molto più grande rispetto alla G di Newton, che era circa 7 per 10 alla meno 11. Cosa? Newton metro quadro su chilogrammi quadro. Quindi sono tanti ordini di grandezza. Dovete calcolare quanti ordini di grandezza sono tra la forza di Coulomb e la forza di gravità. Non sto scherzando, chi non lo sa? Questo è come si scrive. Si può anche scrivere così. E tenderò a usare quello che sto usando adesso, però dovete conoscere questa perché appare in molti corsi successivi. Questo è un versore, è adimensionale perché ha una lunghezza divisa una lunghezza, ha modulo 1,
se vi chiedo qual è il modulo di questo, farete il modulo di questo diviso se stesso, vale 1. È il versore che va dalla carica iesima al punto P, come si può vedere guardando questo, perché questo mi dice che questa è la posizione del punto P rispetto alla carica iesima. Perché chi è questo vettore qua? Questo vettore, per esempio, disegno quello che va dalla carica 1, quindi voglio disegnare questo. Chi è questo? È il vettore che è questo qui, lo disegno magari in arancione. Anzi, in blu, perché l'arancione sarà il versore. Questo è questo vettore qua. Perché sta andando... Io voglio andare, è la posizione di questo rispetto a questo. Infatti io posso andare da qua a qua o andando diritto o tornando sui miei passi lungo R1, cambiando il segno di R1 e poi andando per R. Quindi ripasso, giusto? Chi è U? U di R1? U di R1 è questo qua, d'accordo? Quindi questo, d'accordo? Qual è il potenziale nel punto P, scegliendo l'origine e gli assi, diventa V nel punto X, Y, Z. Cos'è? Quello è il potenziale. Cosa cambierebbe se questo invece di essere una distribuzione discreta fosse una distribuzione continua? Dove lo scrivo? Questo è il punto P. Ecco il vettore posizione rispetto a questo punto qua. Questo è una distribuzione di carica, è un, come l'ho chiamato, un tubero, pensa di patata, di carica distribuita con una certa distribuzione rho. Quindi ecco una carica qua, volumetto, ecco un altro volumetto. Ecco un altro volumetto. Qual è il campo elettrico in questo punto? Beh, intanto dovuto al contributo di tutti i volumetti. Intanto faccio delle cose del genere, quindi è molto simile al disegno di là. Dove si trova questo volumetto? Si trova, questo è il volumetto iesimo, si trova nella posizione RI. Questo è il volumetto jesimo, dove si trova? Si trova nella posizione RJ. D'accordo? Faccio una stima, scrivo il potenziale, mi interessa questo. Nel punto P, qual è il potenziale del punto P, ovvero V nel punto R? Faccio una stima, la stima sarà uguale, userò questa formula qua. Quindi ho 1 su 4 pi greco, epsilon 0, la sommatoria da 1 a n, dove n è il numero di scatoline. Quindi bene, prendo il mio tubero e lo immagino tagliuzzato in tante patate di forma o dei Lego. Quanti Lego ne ho dipende dalla dimensione dei volumetti che decido di usare, avrò una stima più o meno buona. E cosa scrivo qua? Ovviamente ho il modulo del vettore posizione del punto matematico rispetto alla iesima scatola, quindi quella cosa là è la distanza tra il punto P e la iesima scatola. È il modulo del vettore posizione punto P rispetto alla scatola iesima. Nel numeratore cosa devo scrivere? Devo scrivere la carica dell'iesima scatola. Qual è la carica dell'iesima scatola? La carica, ovviamente tutto questo più C, la carica dell'iesima scatola io la scrivo così, come il volume dell'iesima scatola moltiplicato per il valore di ρ nel punto dove si trova l'iesima scatola. Quindi se questa è l'iesima scatola che ha un certo volume, delta VI, io userò il valore di ρ nel punto RI. Quindi la carica da assegnare all'iesima scatola io scriverò così, ρ nel punto iesimo.
Rho nel punto dove si trova la iesima scatola, d'accordo? Quindi qua, avanti, fatemi la scrivere così, così è più allusivo. Ok? D'accordo? Ci siamo? Cosa succede quando il numero di volumetti tende all'infinito e ognuno diventa molto piccolo? Cioè voglio fare l'integrale adesso e scrivo che il valore nel punto P indicato dal vettore posizione R è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon 0. L'integrale di che tipo? Sto integrando sul volume, questo è un oggetto che ha una lunghezza cubo, quindi integrale cubico, integrale triplo sul volume. Questo diventa il differenziale e questo diventa l'integrando, quindi ho rho. Guardate un attimo, questo è importante. Questo è il vettore posizione di questo punto. Questi vettori qua sono i vettori dei volumetti e io devo integrare su tutti questi vettori, dalla iesima alla jesima alla capesima, ok? Quindi io scrivo così, rho r', questo diventa un volume r'. Questo è il volume di questo punto qua, che indico come r', per distinguerlo, non voglio più portarmi dentro i pedici ovviamente, notate come l'ho scritto. Cioè, questo è il volume che si trova dove? Nel punto R'. Questo è il volume che si trovava dove? Nel punto RI. Ok? Quindi per quello c'ho il pedice qua, e l'apice e l'apice. Più C. E prima di lasciarvi andare, devo, perché lo devo fare, portate pazienza, un minuto. Questo abbiamo appena scritto, il potenziale elettrostatico di una distribuzione nello spazio volumetrica, diciamo, di carica in elettrostatica. Quali sono le equazioni elettrostatica di V? L'equazione elettrostatica di V è il Laplaciano uguale a meno rho diviso epsilon 0. Questo è un tubero. Ma in questo tubero abbiamo portatori di carica in movimento. E in questo volumetto qua, in questo punto dello spazio, immaginate che c'è una densità di corrente J. In questo punto dello spazio, in questo volume, in questo punto spazio, immagino una scatola, attenzione, è una scatola piazzata dunque col vettore posizione RJ, immaginate che qua ci sia una densità di corrente J. Queste densità di corrente, questa corrente che sta fluendo a livello microscopico, portatori che vanno là, creano un campo magnetico. E voi sapete che il campo magnetico sarà esprimibile così, in termini del potenziale vettore. Io voglio sapere qual è il potenziale vettore nel punto P. Allora cosa faccio? Mi sparo un colpo di testa? Mi alzo e torno un altro appello? Oppure uso la testa? Perché in magnetostatica, se io scelgo questa condizione ausiliaria, se scelto, perché non è una sempre, ma chissà se, no, scelto, io posso sempre farlo, scelto di imporre, è una scelta libera, che ho la possibilità, ma facendola, quali sono le equazioni della magnetostatica? Diventa il Laplaciano, ups, non ce l'ho preso, il Laplaciano di A uguale a meno mu0 J. In particolare la coordinata x di questo, perché sono tre equazioni, ho il Laplaciano di AX
uguale meno mu0 jx. È noto la identica struttura matematica. Quindi deduco, perché sono una persona intelligente e voi lo siete, che se questo è il potenziale elettrostatico che soddisfa questo, allora io so scrivere subito il potenziale vettoriale da componente x che soddisfa questo. Papale, papale, con le debite traduzioni. La componente x del vettore, potenziale vettore, è uguale a, guardate, qua c'è un 4π greco nel denominatore, scriverò 1 su 4π greco. Qua c'ho la 1 su epsilon 0, qua c'ho la rho. Quindi, se c'è 1 su epsilon 0, qua ho la rho, la mu 0, io devo dire. Ok? Sto facendo la traduzione, e l'ovvia traduzione, che questo diventa ax, e c'è un'altra cosa, che quello che è la rho, qua diventa la jx. Vedete? E quindi la scrivo con la tabella di conversione. Voilà! Più C ovviamente. Questa è la componente Y. E la componente X, la componente Y cosa sarebbe? L'equazione sarebbe così. Non fare altro che mettere Y qua. Guarda. Qual è il messaggio? Fate tesoro della matematica, una volta che l'avete capita in un contesto, forse riuscite a riciclarla. Quando potete farlo, fatelo. Fatelo. Ci vediamo alle 2.